faccia. Uffe, goetz, frocket, fighetz. Io giro, solo giro, male accompagnato e vivo sopra queste strade, perché sopra queste strade sono nato già. Scappato da un passato che ora mi ha trovato pronto. Sono nato qui, ho vissuto, sono morto e poi risorto. Sento il fiato sopra il collo di ogni attimo che passa. Qui barcollo ma non molle a questo giro, batto casse, sì. Vivo ogni respiro come fosse l'ultimo che ho. Mi hai colpito forte ma stavolta io giù non ci andrò. Le botte che ho preso ogni notte non mi hanno steso. Le volte che hai picchiato forte non mi sono arreso. Ed ho compreso i miei ricordi e ne ho portato il peso. Ma i fantasmi pronti nell'armadio non mi hanno mai preso. Ho preso fiato dove l'aria qui non c'era più. E ancora porto il fuoco dove il fuoco non c'era qua giù. E tu mi hai colpito forte ma io resto su. E se la vita corre forte io corro forte di più. Hey, portiamo il fuoco, hey, frate, dentro al nostro suono. Quello che ti accende la canna e ti riscalda se stai solo. Noi continuiamo a far fuoco per compensare chi fa poco. E non c'è modo con cui puoi toglierci il valore. Frate, non puoi toglierci il calore. Bello a tutti, ragazzi, una video di Raptor. Oggi siamo tornati qui con un nuovo video su Destiny 2, perché voglio portarvi quello che a mio parere è l'impulso attualmente più forte in gioco. Oggi noi andremo a vedere il sopravvivenza. Sopravvivenza, che è l'impulso di azzardo, Celso, di verdetto. Io in particolare ce l'ho abbastanza godroll. Con frenesia alimentare, caricatore assassino. Potete in alternativa usare quello dello stendardo che vedeva tempo fa, artiglio del lupo con fuorilegge, caricatore assassino. Ma secondo me frenesia alimentare è molto più forte di fuorilegge, perché non si procca solo sugli headshot ma si procca alle kill. Tra i due preferisco sopravvivenza, però in alternativa potete usare anche l'altro. Fate bobis, come vi trovate meglio, meglio per voi. Questo, ragazzi, è il nostro impulsi, non ha tanta gittata, ma a noi non ci interessa perché io vi giuro trita assolutamente le persone. In più un caricatore comunque da 36, che non è male, e ricarica, signori, velocissimo. Sia per il fatto che è un telaio rapido e si ricarica più rapidamente quando il caricatore è vuoto, quando voi finite appunto i colpi. Io ringrazio Ossa che scopre sempre le armi che porto nei video, perché c'è una così, Ossa si fa uccidere da un'arma, bestemmia, poi la proviamo alla partita dopo e effettivamente era forte. E ho fatto anche l'indistruttibile, e se volete poi vi faccio un video per le comp ad hoc dedicato, magari in cui tryhardiamo col team. Oggi giocheremo col titano, ovviamente monocchio, ma signori giocheremo con l'assaltatore ramo centrale. Perché giocando con un pompa, comunque qualcosa che consuma munizioni speciali, possiamo bloccare molto facilmente il sovraccarico di inerzia. E questo impulso passa da togliere 24 in headshot, arriva a togliere 29 o sovraccarico di inerzia. Con solo caricatore assassino arriva a togliere 33, e con sovraccarico di inerzia più caricatore assassino insieme arriva a togliere 40 in testa. Sì, voi capite che è illegale. Signori, poche chiacchiere, lo andiamo a provare in game. Se siete su PC, usatelo. Su console mi ricordo che aveva un rinculo, uno spread dei colpi abbastanza particolare. Provatelo e ditemi cosa ne pensate. Signori, mentre viaggiamo, vi ricordo che se volete mi trovate su Twitch ogni giorno per cazzeggiare insieme su Destiny o su quello che vi pare. Bene, raga, rovina del giocatore. Era esclusiva console, adesso è una roba pure su PC. Oh, raga, sta mappa è minuscola, ma a noi va bene così. A noi le cose piccole ci piacciono. Ok. Tritato. Madonna, raga, madonna. Ok. Raga, questo era solo l'inizio partita, eh. Ma appena iniziato. Stiamo calmi, stiamo tranquilli. Ragazzi, se vi foste mai chiesti com'è un 540 RPM come impulsi, spara così. C'è una cazzo di macchina da guerra. Ciao. Eppure te, dove vai? Raga, ma che cos'è st'arma? Che cos'è st'arma? Io vi assicuro che la prima volta che l'ho usato ho detto no. Non è possibile. Non è possibile che abbia un time to kill del genere. Guarda, quello era senza perk. Questo col perk, sì, bella barriera. Ciao barriera. Ho finito i colpi. Come ho finito i colpi? Oddio, eccoli là. Fatemeli prendere e me ne vado. Ok. Ehi, si è appena spawnato, mi dispiace. Cos?
Ma il mio colpo di pompa, dove cazzo è andato a finire? Vabbè, comunque, raga. Già soli questo inizio partita, questi primi 2 minuti passati, basterebbero per farvi capire che cazzo di arma stiamo giocando. Figa, sciolto! Ti siluro la vita, dove sei? Dispiace. Hai scelto il momento sbagliato per piccare e tu hai scelto il momento sbagliato per nascere. Ok, però siete nati in due, un parto gemellare, t'è andato delusso. Triplo! T'ha con una vita di pannolini di ripieni di merda. Guarda come è tornato dietro, raga! Ha capito subito che stava per venire tritato male. Ok. Mezzona a pezzo. Ciao pure a te. In squadra. Raga, una volta che vi entra il perk, non ce n'è per nessuno. È peggio del coltello di re. E titano! Ah, è finita la super, tocca a me, va. Tengo la vetta. No, ma non tutti a me, però. Ma che c'ho scritto, stronzo, in faccia? C'ho scritto stronzo. C'ho scritto uso l'erenti lì in faccia, Dio santo. Che abbiamo il perk. Tu che sei appena spawnato. Vaffanculo. Tu che sei appena spawnato. La smettete di scappare dai miei colpi? Signori, vittoria 158-83. Distrutti malamente. Dal mio impulso, ovviamente. Perché io sono curioso di sapere gli altri che hanno fatto. 38-16. Ratio a 7. Scusate, abbiamo giocato da soli. Un'altra volta. L'altra volta lo viene il giocatore. Facciamo che la skippo. La tengo nel video solo se faccio un partitone della Madonna, ma... Cazzo erano. Ciao bello. Va bene. Ma che cazzo? Sei fermo, dammi il perk. Di cazzo, sono arrivati tutti insieme, va bene. Allora, raga, sta partita è abbastanza strana. Cioè, quelli di squadra che non fanno nulla, ma proprio nulla, peggio dei politici. Cazzo proprio, raga. E poi ci sta sta gente contro, cioè, capisci? Te gusti, Oriana. Che cazzo, Leriana? Dove fa quel video? Ho portato troppe persone dal lato oscuro. Capirai poi dopo aver fatto sto video su sto impulsi. Era appena spawnato. Ok. Sì, con 10 titani come me ci facevi la pasta meglio. Una volta si faceva meglio. Va bene, Shax. Parli sempre delle stesse cose. Madonna, rea mamma, vabbè. Quest'arma non ha senso. Quest'arma non ha senso. Ma questo che mi ha spawnato davanti? Distrutto malamente. Ma porca troia. Ma che è sta arma? Non so più che dire, cioè, oltre wow, sì, figo, guarda quanto shotta, non so che altro dirbe. Serie da 20. Affanculo te, distorsione nuova, e chi t'ha creato? Sono vivo! Sono vivo.
Ma mannaggia a me che non mi sto mai zitto. E una serie da 20 l'abbiamo fatta. Poi in realtà questo impulso ne ho fatte veramente troppe di serie da 20. Vabbè, raga. So più che dirvi. Io l'unica cosa che posso fare è dirvi veramente provatelo. Vedo un cazzo. Vedo un cazzo. La vittoria ben guadagnata. Che massacro è stata sta partita. 51 kill ratio 8. Che devi, signori? Utilizzatela. Io penso che abbiate capito che quest'arma è parecchio forte. Se siete su PC, io vi invito a provarla. Ditemi nei commenti se volete qualche altra arma, qualcosa. Io ho intenzione sicuramente di portare la scarlatta. E un automatico particolare del raid. Quindi staremo a vedere. Insomma, qui da zero è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella.